noi abbiamo una situazione che secondo me può sembrare paradossale. Il Covid ci preoccupa fino a un certo punto e spiegherò perché. Di fatto, con la campagna vaccinale massiva che c'è stata praticamente negli ultimi anni, anche il 70-80% degli anziani, dei pazienti fragili in generale, si è vaccinato con almeno due o tre dosi e quindi in qualche modo, a differenza di quello che invece è avvenuto storicamente nelle vaccinazioni per l'influenza, noi ci troviamo che la maggior parte degli anziani e dei fragili non sono vaccinati o non fanno vaccinazioni praticamente da anni. Quindi io mi aspetto che il Covid ovviamente possa impattare in maniera, per la caratteristica del virus, impattare in maniera sicuramente ancora importante, però sono più preoccupato o ugualmente preoccupato di ciò che può avvenire in rapporto al fatto che l'influenza agirà quest'anno in maniera pesante nei confronti dei pazienti fragili e anziani e la popolazione è molto meno protetta perché non ha fatto vaccinazioni. Dal punto di vista nostro, il Covid e tutte le malattie virali che destabilizzano, scusate questo termine ma è per rendere il senso perché chiaramente determinano un'insufficienza d'organo nei pazienti fragili, tutte queste patologie sono, diciamo, patologie che creeranno problemi alle terapie intensive. È ovvio però, come dicevo, che siccome la popolazione per Covid si è vaccinata in una percentuale che è quadrupla o quintupla rispetto a chi si vaccina per l'influenza, quindi il messaggio è per gli anziani, diciamo, fate il richiamo per il Covid non appena sarà il momento, ma fate categoricamente anche il vaccino antinfluenzale.